Allora, oggi ti parlo di... In questo video ti vado a parlare di George Mendes, profilo di un agente di calciatori, insomma, che sicuramente conoscerai. Faccio riferimento a questo libro, che è una, un bel lavoro di giornalistico che racconta la storia del, della gente attraverso le voci dei suoi collaboratori, giornalisti, eccetera, presidenti vari e quant'altro. Mendes, come saprai, è un agente top e non ti sarà nuovo il nome. Ciò che stupisce in Mendes è la sua facilità di relazioni e il suo savoir-faire. È proprio questo sicuramente il motivo del suo successo. Sicuramente lui è riuscito, va il merito di aver internazionalizzato, aver reso pubblico un modello che in patria è noto, è evidente, è quello appunto che lui propone. Non è solo un agente di calciatori, lui è quasi un diplomatico, uno 007. Non tratta solo con i giocatori, che sono sicuramente i suoi clienti. Lui fa da intermediario con le società calcistiche, con i fondi, con la finanza, e questo è dovuto proprio alla sua capacità di relazionarsi. È un amico, è amico di tutti, fa fondamento su valori che sembrano appunto semplici, che sembrano diffusi, ma proprio la semplicità, a mio modo di vedere, il suo passaporto. Va, per farti un esempio, io l'ho anche, contattato, io ho mandato, ho ricevuto la risposta da Jesse Fude. Dice: in questo momento no, non stiamo cercando. Gli avevo mandato, vabbè, un tipo curriculum, una cosa del genere. In questo momento non stiamo cercando, però ti auguriamo tutto il meglio. Hanno risposto. Quindi in Portogallo parlare più lingue è abbastanza comune come profili, nei profili, nelle... vendere è un'arte, la vendita, diciamo, fa parte della cultura portoghese. Vendere significa sapersi, è l'arte del relazionarsi, no? Quindi alla base delle relazioni c'è il nucleo familiare, si torna sempre lì. E nel suo libro lui traduce con 11 comandamenti, diciamo, il suo stile, i suoi segreti. Fanno proprio da titolo ai capitoli: 1 onestà, 2 persistenza, 3 definire obiettivi, 4 lavoro, 5 ambizione, 6 dedicazione, 7 spirito di sacrificio, 8 determinazione, 9 famiglia, 10 empatia, 11 senso di responsabilità. Jorge Paulo Agostinho Mendes nasce a Lisbona il 7 gennaio del 1966 da Maria Boaora Grosso Agostinho e Manuel Cabanas. Il padre è un dipendente della Petrogal, azienda petrolifera nazionale, dove si occupa di sicurezza, controllo accessi e similari, insomma è un portiere, attività di portierato. La mamma lavora per lo più in casa, ha grande manualità, una discreta manualità, e occasionalmente vende i suoi prodotti nei vicini mercati locali, nelle fiere. Realizza lavori in vimini, cesti, cappelli, borse e quant'altro. È proprio questo l'esordio, con questo esordisce George Mendes come venditore. George Mendes ama lo sport da sempre, frequenta gli ambienti del dopolavoro della Petrogal, dove gioca anche a calcio e nelle squadre appunto giovanili. Il fratello Manuel, di qualche anno più grande, intanto si è trasferito al nord del Portogallo, dove gestisce un'azienda di vinili, vernici.
E molto presto Mendes ha la possibilità di giocare a calcio, di spostarsi quindi a Viana do Castelo, al nord, e gioca, inizia appunto a questa esperienza nella Vianense, squadra di seconda categoria, siamo ai 21 anni circa. Da quanto prendo in rete, il valore tecnico non è di altissimo livello, non saprei dirvi quanto sia possa essere vero. Fatto sta che le sue attenzioni si indirizzano ben presto sui temi imprenditoriali del gioco. Infatti, da come si capisce, non riceverà mai stipendi relativi appunto come giocatore al gioco. E a Viana chiede al presidente di aiutare nella vendita di spazi pubblicitari. Infatti lo stadio non ne aveva, e appunto lui si occupa di questi, di vendere spazi pubblicitari allo stadio, aiuta il fratello, e da lì a poco mette su qualche denaro, qualche soldo che lo investirà appunto nella sua prima attività imprenditoriale. Appunto si narra che c'è il prestito del fratello, ci sono questi soldi della pubblicità, della vendita pubblicità, e si dice anche che chiede dei soldi in banca, 1000 contos, sì, la leggenda narra. Quindi mette su una cifra e apre un noleggio video. Lui è grande amante del cinema, della musica, ama Denzel Washington, Robert De Niro e altri. Nell'articolo poi, che ti invito a vedere, e in descrizione ti metto tutti i link alle fonti da cui ho ottenuto. Quindi inizia la sua avventura come impresario. E ben presto entra nel mondo delle discoteche e della ristorazione. Gli viene affidato il complesso turistico Lusia Mare nel Migno. Nel Migno, poi lì, sempre al nord, apre una panineria. Siamo appunto nell'ambito della ristorazione, hamburgeria. Da lì a poco apre una discoteca a Camigna. Questo appunto che gli permetterà di attrarre i giocatori e i personaggi appunto del mondo del calcio e dello spettacolo, i giornalisti e quant'altro. Quindi inizia questo appunto che gli permette di creare relazioni con i giocatori e anche con gli altri agenti. Inizia ad attirare quindi i giocatori, il suo nome gira nell'ambiente e arrivano le prime collaborazioni importanti. Il primo nome è Nuno Espirito Santo. Le fondamenta dei suoi affari sono evidentemente nel nord del Portogallo, nell'area di Porto e nella Galizia, dove con il presidente Lendoiro sono leggendarie le prime negoziazioni, no? Una relazione con Lendoiro che va oltre quella professionale. Quando può, prende la macchina e parte per il nord del Portogallo. La sua prima macchina, la 127, ma siamo in età molto giovane ancora. Cene che vanno fino a notte inoltrata, gli accordi si fanno rigorosamente dopo aver mangiato, magari davanti a un caffè, un amaro. Poi arriva il Valencia di Lim, iniziano i grandi club, le grandi collaborazioni, il Football Club do Porto di Pinto da Costa, dove per anni uno Spirito Santo, l'amico suo fidato, farà il manager. Poi arrivano i club inglesi, il Newcastle è il primo successo internazionale con il trasferimento di Hugo Viana. Seguono i Glasgow Rangers con Capuccio, il Manchester United, poi dove con Alex Ferguson darà vita alla stella di Cristiano Ronaldo. Di questo non ne parliamo perché comunque è attualità, è nota. E quindi il suo nome in patria è ormai è conosciuto. È un agente di alto livello, top, è uno 007,
Quindi è importante anche la relazione con Vieira del Benfica. Nel 2004 poi diventa agente di Mourinho, che aveva vinto prima la Champions, l'anno prima la Champions con il Porto, e con il quale poi decide il trasferimento al Chelsea. Al Chelsea dei russi, dei presidenti russi, con i quali anche ha grandi relazioni, con Rybolov al Monaco, no? E quindi siamo ormai sulla cresta dell'onda, con George Mendes, che a questo punto già ha grandi nomi nella scuderia, con Deco, Riccardo Calvaio, Paolo Ferreira, Thiago, Maniche. Quindi Barcellona, Real Madrid, l'impero Mendes mette le radici quindi a Madrid, a Monaco, dove i trasferimenti che realizza sono di livello importantissimo: Radamel Falcao, Moutinho, Pep. Quindi sulle gesta e sui trasferimenti abbiamo dato qualche accenno, che già penso sia di importante, ma in rete si trovano grandi informazioni su questo, di questo tipo. Fatto sta che ad oggi Mendes è uno dei manager più attenzionati del mondo. Per Forbes vale 104 milioni di commissioni annue nel 2020, per un numero di clienti che ammonta a 137, un miliardo di dollari di contratti. È il numero 3 nella lista Forbes del 2020, dopo Scott Boras e Jonathan Barnett, agenti sportivi americani, appunto, di baseball e soccer. Per quanto riguarda la famiglia, Mendes è molto riservato, in rete non si trova granché. Ti posso dire che è casato in secondo matrimonio con Sandra Barbosa, con la quale ha 3 figli, in totale 5. I primi 2 sono con la del primo matrimonio, con Fernanda Farigna. In particolare Marisa, figlia di questo matrimonio, lavora con lui e si occupa di management dell'immagine dei giocatori, quindi marketing. Quindi attraverso la sua Polaris Sport gestisce l'immagine dei giocatori della Gelsifute e soprattutto quella di Ronaldo. La Gelsifute negli ultimi anni ha ampliato gli orizzonti e si è impegnata anche con giocatori, con sportivi di, non solo del calcio, anche quindi ciclismo. Il ciclismo è stata instaurata questa relazione con l'agenzia Corsa, si occupa appunto delle immagini di ciclisti, non solo ciclismo, anche atletica, con Mamona, l'atleta Mamona, la portoghese di origini angolane, africane, non solo, quindi anche, non da ultimo, Leclerc, la Formula 1. Negli ultimi anni poi non sono mancate polemiche e situazioni legali da affrontare. È evidente appunto che con un'esposizione tale, cioè, il rischio è alto, e si è dovuto difendere dalle presunte accuse di fuga di capitale nei paradisi fiscali, evasione del fisco e quant'altro. Sempre nelle descrizioni ti metto tutto. George Mendes è anche oggetto di studi internazionali da parte di studiosi, in particolare per Pippo Russo, che con il suo libro appunto ha indagato il mondo relazionale, le relazioni di Mendes. Pippo Russo è docente di sociologia dello sport a Firenze e appunto ha osservato il modello relazionale dell'agente portoghese.
e di come si è riuscito a migrare, a creare relazioni con il mondo dell'alta finanza. Diciamo che avrebbe trovato il centro nell'Atletico Madrid di Miguel Angel Gil, dove si sarebbe spost... dove ci sarebbe anche Berta, un ex bancario italiano che era entrato nel mondo del calcio attraverso il Parma, prima poi il Genoa, e poi si è spostato alla corte di Gil a Madrid. Quindi c'è anche questo libro di Pippo Russo che parla L'Orgia del Potere, si chiama L'Orgia del Potere di Pippo Russo, tradotto anche in portoghese, in cui appunto si parla attraverso appunto gli scambi, le transazioni, e si parla appunto della storia della gente. Quindi un altro tassello di storia, Jorge Mendes, poi è ultra premiato come agente, Globe, Soccer, Award, Dubai, sempre presente in questi grandi eventi internazionali dove si premiano i migliori sportivi dell'anno e agenti. E quindi questo è quanto. Se il video, sempre la solita storia, ti è stato utile, metti un like, interagisci, condividi, iscriviti e quant'altro. Ok? Alla prossima. Ciao.